Buonasera, buonasera, buon pomeriggio, benvenuti a tutti al nostro telegiornale. Iniziamo subito dando un'occhiata ai dati dell'andamento della pandemia in Toscana. C'è una lieve discesa dei contagi, permane però il rialzo degli ultimi tempi. Sono 1.126 nuovi casi positivi riscontrati nelle ultime 24 ore, l'età media è 42 anni. I test effettuati sono stati 23.360, il tasso dei nuovi positivi è 4,82%. I ricoverati sono 1.053, 46 in più rispetto a ieri, di cui 166 in terapia intensiva, 3 in più rispetto a ieri. Purtroppo oggi si registrano altre 20 vittime, 10 uomini e 10 donne, l'età media è 79,9 anni. In totale, dall'inizio della pandemia in Toscana sono 4.655 i morti. E adesso parliamo delle molte zone rosse che stanno nascendo anche in Toscana, così come in tutta Italia, in particolare a Siena e a Pistoia. A Pistoia in particolare abbiamo il nostro inviato Patrizio Ceccarelli, che salutiamo e che è in compagnia del sindaco di Pistoia, Alessandro Tomasi, che ringraziamo di essere con noi. Patrizio, a te, vediamo con il sindaco, facciamo il punto della situazione. Sì, Chiara, oggi a Pistoia era la prima giornata di zona rossa, insomma abbiamo visto un po' la città, non era deserta, c'era un po' di gente, molto meno che al solito perché il sabato è un giorno di mercato, comunque ecco, le persone c'erano ma tutte con la mascherina e abbastanza sorvegliate perché c'erano anche tante forze dell'ordine in giro. Ecco, qui siamo con il sindaco, lei sindaco ha il sentore anche dei cittadini perché riceve messaggi, mail, come vivono questa situazione di chiusure? Ma intanto per ora, per i controlli che abbiamo fatto, rispettando le regole, ricordo appunto, dice bene Patrizio, non è un lockdown ma è una zona rossa, quindi alcune attività sono concesse, si può uscire a fare una passeggiata nei pressi dell'abitazione, quindi diciamo una parte di regole sono diverse da quelle di un lockdown totale, quindi stanno rispettando, noi presidiamo i parchi, presidieremo le zone viste le belle giornate dove generalmente i nostri concittadini vanno a passare qualche ora. Sono smarriti, sono confusi, non c'è solo la paura della malattia, del Covid, ma ora veramente sono confusi perché nelle regole, il rosso, l'arancione, l'attesa del nuovo DPCM, il nuovo governo, ecco, vedo grande confusione e soprattutto tra i commercianti, fra le attività economiche. Parliamo di ristori, Pistoia insieme alle altre zone rosse è più penalizzata, sono stati chiesti più ristori sia alla regione che al governo da parte sua? Sì, sicuramente ne ho parlato col presidente Gianni, mi dice che si è già attivato nella conferenza Stato-Regioni perché è evidente, sperimentiamo un nuovo metodo. Adesso non sono più le intere regioni che con i numeri e con ordinanze, con legge dello Stato diventano rosse, ma la possibilità per il presidente di regione di fare alcune zone implica, secondo me, ma anche secondo il presidente Gianni, immagino, la possibilità di avere ulteriori ristori per chi è stato più colpito, per le attività pistoiesi, in questo caso senesi. Chi ci vede, vede alle nostre spalle una serie di ambulanze, siamo nel piazzale antistante La Crosse, un'eccellenza pistoiese che si è rivelata importante durante la prima fase del lockdown, che ora da una decina di giorni è stata riaperta per aiutare il Molise nel trasferimento e l'Abruzzo nel trasferimento dei malati in altre regioni. È un luogo fondamentale, un'eccellenza toscana, va coltivata, bisogna investirci. Rende tutto il territorio nazionale un grande ospedale, cioè ha coordinato nella fase emergenziale l'utilizzo e il trasferimento delle sale, quindi delle sale di rianimazione di tutti gli ospedali, toscani in particolare, ma in tutta Italia. Quindi questa è una grande regia che permette di ottimizzare le risorse che gli ospedali nel territorio hanno, quindi veramente un fiore all'occhiello per Pistoia e per la Toscana. Ecco Patrizio, se posso chiedere una cosa al sindaco. Una cosa al sindaco, visto che si parla molto di queste varianti, sono quelle che fanno paura, soprattutto quella inglese. A Pistoia com'è la situazione da quel punto di vista? Perché il problema è la contagiosità di queste nuove varianti. Ecco, per quanto riguarda le varianti, a Pistoia com'è la situazione? Ci sono casi per esempio della variante inglese o brasiliana?
A dati che ho ad oggi, ma rischio di essere smentito perché veramente è una situazione in evoluzione di ora in ora, nemmeno di giorno in giorno, no. Il problema di Pistoia non è stata tanto le varianti, quando nei piccoli comuni della provincia, una decina di questi, l'alta incidenza e il numero dei positivi. Però ripeto, sono cose che noi apprendiamo veramente come sindaci di ora in ora, attraverso il lavoro dell'ASL, il monitoraggio, i tamponi, quindi per ora diciamo questo non è stato il problema principale della nostra provincia. Bene, 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 Patrizio. Ringraziamo il sindaco. Esatto. Sì. Salutiamo, sì, il sindaco, lo ringraziamo. Senti Patrizio, invece a te chiedo, anche Eugenio Giani si è recato proprio a Pistoia pochi, sì, minuti fa, lo ha intervistato. Che cosa ha detto? Intanto appunto ringraziamo davvero il sindaco Tomasi di essere stato con noi. Sì. Grazie sindaco per la disponibilità, noi continuiamo con, sì, parliamo del presidente Giani che è venuto poco fa qui a Pistoia al Cross per ringraziare i volontari, ma soprattutto ha anche fatto il punto della situazione. Gli abbiamo chiesto perché Empoli non è stato inserito tra le zone rosse, perché insomma lo chiede la stessa direttrice dell'ospedale. Lui ha detto che la maggior parte, ha ripetuto perché lo aveva già detto in precedenza, che la maggior parte dei sindaci non era d'accordo su questa soluzione, e poi ha anche parlato di ristori che sono stati chiesti per queste zone rosse come Pistoia, come Siena, e anche la questione dei vaccini. Ha parlato di oltre 2 milioni di vaccini che saranno sbloccati alla Toscana, ne toccheranno poco meno di 100.000, e quindi ha detto che nei prossimi giorni dovrebbe essere potenziata anche la vaccinazione, perché quello è il modo giusto per poter uscire da questo momento di grande difficoltà. Certo, certo. Quanto ai dati, ricordiamo appunto che anche l'Empolese aveva dati molto alti, e al sindaco abbiamo chiesto prima della variante inglese perché Siena per esempio è stata fatta zona rossa non tanto per l'aumento di contagi come invece Pistoia, come ha ricordato adesso il sindaco, ma proprio per la presenza di molti casi di variante inglese che sono più contagiosi. Senti Patrizio, l'ultima cosa che ti chiedo, ma tu sei andato ovviamente in giro a Pistoia stamani, l'atmosfera, il sentiment, come si dice, delle persone, qual era? Sì. Abbiamo visto intanto una città che non era deserta, perché anzi c'erano parecchie persone in centro, però tutte con la mascherina, le distanze, ovviamente meno che un sabato normale, perché il sabato a Pistoia è giorno di mercato e tutto il centro storico è pieno di persone. Però insomma c'erano le persone normalmente, come se non si fosse in zona rossa, lo ha detto prima il sindaco, la zona rossa non vuol dire lockdown totale. Ecco, appunto, noi abbiamo intervistato delle persone, dei commercianti, e ora si potrebbero ascoltare, e io, se non c'è altro, vi restituisco la linea. È deserta, confronta come siamo abituati noi, in centro il sabato specialmente, non c'è paragone. Comunque, quindi poca gente. Poca gente, poca gente, tanti controlli. Forse se l'abbiamo fatto un po' prima. Supermercato un po' di gente c'era, che sono stato a fare un po' di spesa. E ho visto anche qui un po' di gente a comprare, però ho visto qua fanno la fila fuori, entrano per volta, quindi meno male, la situazione è perfettamente gestibile. Comunque la gente ha voglia di uscire anche con le dovute precauzioni, ma c'è, ovviamente c'è meno gente che esce perché non c'è il mercato, però per quanto riguarda l'alimentare e il genere alimentare comunque la gente passa, sì. Ovviamente c'è un'area un po' diversa, manca lo spirito e il calore dei clienti, però fortunatamente c'è il sole ora che ci scalda, quindi questa è una cosa positiva. Controlli sì ci sono, la polizia municipale passa sempre. Secondo me i pistoiesi non hanno mica capito niente, sa, perché... Allora, se lei vede ora qui, sono tutti per benino, eccetera, eccetera. Se poi esce un attimo di qua, dal centro, comincia a vedere persone senza la mascherina, con la mascherina messa a polsi, che tranquillamente chiacchierano insieme e così via. Allora, abbiamo detto che anche Siena è zona rossa, stamattina il sindaco De Mossi ha firmato l'ordinanza per la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado fino al 6 marzo. Al di là però delle zone rosse ci sono diversi comuni, alcuni per esempio nel Grossetano, Civitella Paganico, Manciano,
e Arezzo, che al di là del fatto di essere dichiarata zona rossa, hanno comunque deciso, in base al numero dei contagi, di chiudere le scuole. Andiamo ad Arezzo. La presenza continua ed in crescita delle varianti brasiliana e inglese ha costretto il sindaco di Arezzo Ghinelli a emanare un'ordinanza che chiude per 2 settimane le scuole della città capoluogo con esclusione di nidi e materne. Un provvedimento già adottato in altre realtà della provincia. La situazione è diventata particolarmente critica nelle scuole superiori, ad iniziare dall'ITIS Galilei, dove è stato accertato un cluster che coinvolge la quarantena di 14 classi. In tutto sono 38 i casi di positività nelle scuole con 6 docenti compresi, 1240 i contatti in quarantena. Le varianti sospette sono 9, una quella accertata. Insomma, la situazione era arrivata al limite. Il comune ha preso questa decisione, come ha confermato il sindaco nella sua diretta Facebook. Il sistema di scuole elementari, medie e superiori è in chiusura, quindi da lunedì 1 marzo e per 2 settimane fino a sabato 13 marzo le scuole elementari, medie e superiori rimarranno chiuse, con una verifica da qui a 7 giorni, quindi venerdì prossimo. Noi monitoreremo questa situazione dei contagi in città nella prossima settimana e potremmo, uso un condizionale, eventualmente far uscire dal sistema chiusure le elementari che in questo momento hanno una contagiosità inferiore rispetto a medie superiori da qui a una settimana. E tra l'altro Arezzo, anzi il Consiglio dei quartieri di Arezzo, ha già deciso di sospendere la giostra del Saracino di giugno. Parliamo invece di vaccini. Carlo Sestini ci porta a Grosseto durante la vaccinazione di un signore lucidissimo che ha 101 anni. Vediamo. È nato quando il mondo era flagellato dalla spagnola. Oggi, dopo 100 anni, Fulvio Rustighi, classe 1920 ma in splendida forma, affronta la vaccinazione per debellare il Covid. Un segnale di speranza che uno degli uomini più anziani di Grosseto lancia a tutti. E con quale spirito ha fatto il vaccino? Mi hanno detto che si può fare il vaccino, dice il dottore, ha detto di sì che si può fare, che sono venuto quando mi hanno chiamato, giorni fa mi hanno chiamato, eccomi qua. Lei ha paura del Covid? Io penso che faccia paura a tutti, pensano io, e anch'io sono sempre a quelli. I polmoni come stanno? Quasi. Non ho mai accusato niente, non mi sento niente e sono stati bene sempre. Francamente mi muovo tanto da casa perché uscire è un po' difficile, insomma non è che posso andare al giro. Prima, un paio di anni fa, avevo la macchina, ma ora no, ora mi ci porta Roberto, mi genero. Il consiglio che dà a tutti qual è? Di vaccinarsi senz'altro. Perché è una necessità, io penso che sia una necessità per tutti, e quanto più diciamo vaccino la famiglia, insomma, serve, se si servono le persone meglio, dovrebbe essere per tutti. Ha iniziato la vaccinazione partendo dal più anziano, 100 anni. Una nostra istituzione, un paziente esemplare, un paziente che dobbiamo in tutte le maniere tutelare come patrimonio di Grosseto. Chiusa la pagina del Covid, mi rimane il tempo di darvi altre 2 notizie, una di cronaca. Non ce l'ha fatta l'automobilista di 86 anni che ieri a Pistoia, per cause che sono ancora da accertare, è andato a sbattere con l'auto e poi l'auto si è incendiata. Ha sbattuto contro un muro di cinta. Le condizioni dell'uomo, che è stato estratto dall'abitacolo della vettura in fiamme da 2 passanti, volontari della Misericordia che si stavano recando nella sede dell'associazione proprio per prendere servizio, è risultato da subito particolarmente grave. L'anziano è stato trasportato con il Pegaso al Cisanello di Pisa, dove poi è morto proprio a causa delle gravi ferite riportate nell'incidente.
E in chiusura vi do conto anche del fatto che il tempo in Toscana, ve lo dico subito, rimarrà soleggiato, stiamo tranquilli, però tra la serata di oggi e il primo pomeriggio di domani sono però attesi venti forti da nord-est con forti raffiche allo sbocco delle valli, sulla costa centrale e sui crinali. Per questo la Protezione Civile regionale ha emesso un codice giallo che interesserà quasi tutta la regione, escluse le province di Arezzo e Massa Carrara. Il codice giallo va dalle 16 di oggi fino alle 14 di domani. Domenica 28 febbraio. Era l'ultima notizia, io mi fermo qui, vi ringrazio per averci seguito, un buon pomeriggio.